Sarà complicata la partita che all'apparenza, vista anche insomma la qualità, noi abbiamo detto forse l'avversario più, quindi visti qua, meno qualitativo. Sì, forse anche loro magari sono venuti un po' anche coperti, nel senso che la classifica è un po' deficitaria, un po' il momento non buonissimo, penso che sia una squadra che ha preparato la partita così. Però visto anche 5-10, sì, no? visto i risultati anche scorsi, hanno vinto contro l'Arzignano in casa dell'Arzignano, che tra l'altro non so se sia ufficiale o no che ha vinto con l'Alto Vicentino. Poi ha pareggiato col Belluno, ha perso all'ultimo col Padova giocando una partita importante, quindi questa è una squadra che ha delle qualità e giocatori molto esperti, però loro l'hanno preparata così e effettivamente andare sotto di un gol dopo 2 minuti e mezzo con una dormita collettiva. E non è stata però l'unica dormita dietro oggi. Sì, oggi qualche volta siamo stati un po' disattenti, soprattutto nella prima parte, poi siamo un po' risistemati, comunque al di là dopo di st'analisi un po' che siamo partiti un po' in salita, però la squadra ha fatto una partita di carattere, anche oggi come Reniago ha vinto una partita oltre evidenziando delle buone qualità come collettivo, come gioco, ma anche di carattere come squadra, come maturità, e quindi sono punti importanti e credo anche molto pesanti. Non siamo in diretta, però sembra 2-2 che abbia fatto. Anche io ho sentito il discorso di 2-2. Sì, però era anche io ho sentito le ultime prove, sono cose, non ci riguardano, non giochiamo tra 2 settimane. La decisione di non far giocare inizialmente Mazzetta. Sì, il discorso è che qui abbiamo 20 giocatori e in questo momento qua sono tutti quanti che stanno lavorando molto molto bene, poi qualcuno magari sta un po' recuperando. Mazzetta ha fatto 13 partite di campionato, 2 di Coppa Italia titolare, quindi 15 partite in 3 mesi. Penso che è un po' anche lui deve un po' ricattare, veniamo una settimana dove siamo andati sempre su un campo pesante, devo valutare che ci sono ancora tante partite di campionato e quindi tirare per il collo un giocatore quando ne hai altri, come Schira, come Olivieri domenica scorsa, che stanno bene, siamo sfruttati i momenti in cui la squadra sta anche bene in generale. Domenica ha riposato Piaggio, 2 domeniche fa qui in casa ha riposato Pippo, Casagrande, stavolta è toccato a Mazzetto, domani toccherà qualcun altro, però la fortuna è avere un gruppo che sta lavorando tutti bene, quindi posso permettermi di, cioè non abbiamo una squadra, io sapete anche i ragazzi, lo dico tranquillamente anche a voi, non ho fenomeni. Non ci sono fenomeni, perché vedete anche voi le partite. Tutti i ragazzi stanno applicando molto, un gran gruppo, tra di loro sono molto affiatati e quindi bisogna sfruttare i momenti. In questo momento qui ci sono giocatori che stanno bene, bisogna dargli spazio e anche come dietro. Domenica Pitelli non ha giocato, questa settimana ha giocato, quindi non ci sono intoccabili, ecco. Se posso cambio, questa settimana Mazzetto, se va Mazzetto un po' di recupero e l'ho dato. Errore di Casagrande in disimpegno? Lì stavamo gestendo noi la palla lì, anche bene, magari in quel momento lì bisogna stare un po' attenti sulla palla magari così in orizzontale, però si è messa brutta sul calcio di rigore. Ci mancherebbe altro, però Luca stava ci mettendo un po' troppo a mettere il salvapelle sui palastini, che gli ho detto non metterlo il salvapelle perché tanto saranno le tue mani, non i tuoi piedi, e anche il piede ha fatto un po' danni. Gli ho detto vai dentro, usa le mani, parla rigore. Dopo lui è bravo perché sui rigori ti posso dire che durante l'allenamento ne para tanti e si incazza se non li para. Quando uno si incazza se non li para vuol dire che va molto determinato, e questa è la forza del gruppo, quando farsi trovare pronti, perché io credo che di 3 cambi tutti e 3 si sono fatti trovare molto molto pronti. Nando decisivo sul gol del 2-1, anche se è andato vicino al gol poco prima lui, e Luca lo stesso, e anche Mazze ha messo veramente dinamismo in mezzo al campo, ma credo sia questa proprio la forza di questa squadra. In questo momento qua stiamo bene e si vede perché chi chiama in causa si fa trovare pronto. Ecco, tu che eri quasi in linea, Andrea, non ti è sembrato che il loro numero 9 fosse in fuori gioco? Secondo me era fuori gioco, però faccio fatica perché non ero proprio in linea, io ero un po' in diagonale. Sembrava fuori gioco, però è anche vero che nel momento che Pippo ha perso palla, la palla è andata, giri, lo vedi qualche metro avanti, faccio fatica. Effettivamente sembrava fuori gioco, però... Senti, continua sta maledizione dei cartellini rossi, addirittura 2 sì, oggi, secondo abbastanza gratuito. Il secondo si potevamo risparmiarcelo, io secondo me, vabbè, ci sta, la reazione di Nando è una reazione però, solo la parola dice reazione, quindi se Nando ha reagito vuol dire che c'era successo qualcosa prima, va bene, l'espulsione si è meritata, non doveva reagire.
però doveva essere espulso anche l'altro, ecco. Sì. Però dobbiamo stare un po' più attenti, adesso Nando mancherà una partita importante come contro la Sicilese, ma probabilmente la paghiamo, ma secondo te tutto sto nervosismo, no? No, partita abbastanza questa di oggi, ma secondo me credo che sia stata una partita un po', perché noi l'abbiamo sempre, siamo sempre stati un po' in salita, l'abbiamo sempre in corsa, e loro non si mettevano nelle condizioni di giocare, rompevano il gioco, si fermavano, e per fare un cambio ci mettevano un quarto d'ora, chiamavano l'arbitro, chiamavano la guardaline. Io capisco che tutte le strategie nel calcio sono buone per poter portare a casa punti. Anche sul blog. Però il calcio è un'altra cosa. Io lo dico tranquillamente, faccio i complimenti al loro allenatore, perché l'allenatore sa fare il calcio. Per il resto di calcio ce l'ha ben poco, perché io capisco che ci sta. Però poi è ovvio che ti nervosisci, perché vedi che tu giochi, tu sai giocare, tu vuoi vincere la partita. E è vero che l'avversario deve cercare di non permettere di vincere, ma facendo calcio, no, fermandosi, facendo, parlando, lì si nervosisce un po' tutti, bisogna stare tranquilli. Io spesso ho richiamato un po' di tranquillità, di giocare, perché io alla fine del primo tempo dei giocatori ho detto c'è una differenza in campo. Ma grande, noi siamo una squadra di calcio, loro stanno facendo un po' fatica a giocare a calcio, ma mi dispiace dirlo, perché alla fine però l'evidenza è l'evidenza. Però dopo devi metterli in pratica, se invece fai il gioco che vogliono loro, palli, protesti, palli, e poi rischi di buttare via una partita che poteva. Il loro allenatore ha detto che la Prudenza è uno degli attacchi più importanti.